Ciao amici di Toledo Games, contro un giocatore che è l'Inter, proveremo a trovare questa settima vittoria consecutiva, sempre più difficile, non mi era mai capitato in passato, ci proviamo ad andare avanti. Oh, davanti stanno tutti bene, Gundogan pure, Çalhanoğlu pure, va bene dai, proviamo questa roba qua. Mbappé, Haaland, Nuno Mendes, sta meglio di Hakimi. E partiamo così. E poi vediamo. Partiamo così e poi vediamo. L'avversario 3026, 3-3-1-3, Maradona, Lautaro, Mbappé, Neymar, Brozovic, Bastoni, un Neymar dannata addirittura col PSG ancora. Va bene, dai. Proviamo e vediamo che succede. Vincere significherebbe avvicinarsi parecchio alla promozione in divisione 2. Vediamo che succede, vediamo che succede. Intanto c'è a vincere questa e non basteranno i punti. Magari domani, vediamo, vediamo, vediamo che succede. Attendiamo l'avversario. Vi ricordo che queste partite sono state registrate qualche giorno prima per darvi un contenuto anche durante il periodo di feste. Volevo darvi un contenuto tutte le sere e allora le lettere che vedete, ad esempio, si riferiscono alla settimana prima di giovedì. Ho registrato, ecco perché potreste trovare delle differenze. Tutto qua. Quando ho avuto tempo, ho registrato qualche partita. Sto facendo una partita al giorno anche per questo, appunto, per cercare di darvi tutti i giorni un contenuto serale. Da mattina spero pure, ma vedremo, vedremo durante le vacanze quello che riesco a Buonasera e fare. benvenuti all'incontro di oggi. Anche lui Le Tenag, condizioni di va Roma stasera, ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, con una leggera bene. Dai brezza ragazzi. davanti, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Cori, colori, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria e il clima prepartita è davvero intenso. Speriamo di assistere a una partita degna di questo pubblico. Gara iniziata, siamo già nel vivo Ah. dell'azione. Italia e Internazionale di Milano. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Nuno Mendes prova a partire in velocità. Hanno gestito davvero male il Buono. contropiede. Non sono No. stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Messi, Çalhanoğlu, la mette in avanti. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Grazie. Oggi in campo c'è Alessandro Bastoni, un difensore che mi piace tantissimo. Si è messo in luce in questi anni ed è diventato una certezza del calcio italiano. È uno dei centrali più No, ho completi in circolazione, sbagliato. soprattutto per la capacità di comandare la linea difensiva sia in fase di marcatura sia, forse soprattutto, Bravo, nella bravo ricostruzione. Rice. È un leader naturale, molto bravo ad aggredire e a difendere in avanti. Poi fisicamente è tosto, può essere determinante anche nell'area avversaria. Qui c'è, non si Ah, passa! Che parata bravi, bravi centrale con ragazzi, l'intervento di bravi. Godin. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Libera al momento giusto. Ci prova con un pallone profondo. Palla No, intercettata. sbagliato qui. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Bravi, vai, vai, vai. Qui può partire il contropiede. E passa. Rodrigo. Grande azione personale. Chi ha avuto No. paura di provare l'azione personale, un bel tentativo. Per quanto ci provino, i difensori fanno una gran fatica a fermare questo giocatore. Rafael Varane. Buono. Arpiona la palla e Ah. sbaglia a destinazione.
stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Una bella giocata nero. Cerca parata strepitosa. Becchiamo il gol. Alla prima occasione loro. Complimenti. Cosa c'è da dire? Va bene, vai. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. E il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Vede lo scatto e cerca la profondità. La gioca in area. Secondo corner del match. Va bene, dai, dai. Statistica sugli avversari ancora 0. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Prova a darla profonda, nello spazio. C'è Messi. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Prova a verticalizzare. Lautaro Martinez. Dietro passaggio corto. Casemiro. Passa il pallone, però male. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente. No, mannaggia. È stato bello. Il passaggio era stato fantastico. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. E sarà rimessa con le mani. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Cerca il passaggio profondo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pallone interessante, in verticale. È buona, si gioca. Effetto al cross. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. C'è Messi. Beckham. La giocano rapida, nello stretto. Un altro passaggio ben eseguito. Buona costruzione. Cerca l'uomo là davanti. Sulla destra. Messi. Neymar. Ha una chiara occasione, ha la possibilità di andare verso la porta. Ci sarà un minuto di recupero. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. La gioca in profondità. Lautaro Martinez prova a superare la difesa con un filtrante. Intervento fondamentale. Male. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno, ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato, si riprende tra non molto. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. E cambiamo parecchio, sì. Andata male. Invitiamo tutti i tifosi a usare gli appositi cestini per la raccolta differenziata situati vicino all'ingresso. Grazie. Informazione a 4, 3, 3, 1, 3. Anche se a me sembra 3, 2, 2, 3. Comunque. Cambiamo tutto. A volte l'attacco leggerino funziona bene. Questa volta non ha funzionato bene. Vediamo come va adesso. Si comincia a giocare. Numero 14. Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Buono. E c'è la rete. E l'Italia segna il gol del pareggio. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Il mister. No. Porca vacca, che giocatore, ragazzi. Essere un giocatore decisivo per questa squadra e ha colpito al momento giusto. Mamma mia. Appena rientrato in campo.
Mbappé ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. La allontana deciso. Ottimo disimpegno, la spazza via. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Via, dentro Salah, subito. Subito, subito, subito. Proviamoci a questo punto. Billingham, grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti. Oh, bella parata di Ter Stegen. Cavacca. Grande parata dell'estremo difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Con questo Messi. Sono quattro i calci d'angolo battuti da loro finora. Ancora zero per gli avversari. Prova il tiro, la mette in rete. Grande, grande Mbappé. Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. Gli avversari hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno iniziato a difendere in maniera un po' pigra. Loro invece ci hanno creduto subito e hanno schiacciato il piede sull'acceleratore. Un pareggio immediato e meritato. L'affluenza di quest'oggi è di 71. Nuovamente in parità, non mollano mai. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando. Oh, ma prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Tendista istantista estremista questo, eh? Io ho fatto tutti i cambi. Ok. Attenzione, una sostituzione. Ecco Maradona. La gioca sulla destra. Holland. Mbappé. Lo sposta di peso una volta via. Calcio di punizione per l'Italia. L'arbitro non è rigore, calcio di punizione dall'Inter. Vabbè. Impossibile calciare da posizione migliore. Il talento per calciare da Lino. Occhio al tiro! Bella parata di Ter Stegen. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Porca vacca. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Ancora nessuno per i rivali. Libera tempestivamente. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Supera il diretto avversario. Calcio di punizione per l'Italia. E c'è l'ennesimo calcio piazzato. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? No. Holland. Tocco morbido, errore qui, pallone sprecato. Mohamed Salah ha spazio per affondare. Cross tagliato al centro dell'area. No. Diciamo che non è andata esattamente come avrebbe voluto. Sceglie di andare per vie verticali. Occhio, un altro cross. Messi, l'appoggio sulla fascia. Palla filtrata per Neymar. Neymar! No, incredibile. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Le cose, i gol più strani in questa partita. Il gol viene assegnato al tiratore. E passano in vantaggio. Bella parata di Ter Stegen.
è attento e allontana senza problemi. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Esatto, Fabio. Holland. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Si allunga e trova la palla. È una buona occasione per trovare spazio. No. È vero che stanno sbagliando tanto, Fabio, ma l'approccio è quello giusto. Stanno cercando il gol con caparbietà e applicazione. Sono dentro la partita. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Marquinhos alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Rafael Varane. Palla a Maradona. Se ne va. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. La spazza lontano per evitare pericoli. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Cerca la profondità. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Cerca il movimento di sé in profondità. Salah prova a crossare. Niente. De Paul prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Palla dentro. Ragazzi, è finita la favola. La gara da parte dell'arbitro. Sono andati vicini a un risultato positivo, hanno giocato anche bene. È finita la favola. Vediamo solo contro chi questo giocatore chirurgo, perché ha fatto dei gol proprio chirurgici. 27 punti in meno. Andiamo un po' a vedere chi era. Divisione Abbe 2263. Ecco, va bene, ho capito tutto, va bene, va bene. E vabbè, ci sta a perdere. Speravo in un pareggio, sarebbe stato un buon pareggio, ma niente, va bene. Viaggiamo su posizione 17.000, adesso scenderò ovviamente. E va bene, ragazzi, contro il chirurgo c'era poco da fare, ci abbiamo provato fino alla fine. Sta in divisione 3 solo perché magari in questo periodo ci ha avuto poco tempo per giocare. Va bene, ragazzi, e prima o poi doveva succedere, voglio dire, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 vittorie. Va bene così, proveremo domani sera in l'antivigilia di Natale a recuperare, a tornare a vincere. Al prossimo video, ciao!